Ma se arriva il cessate il fuoco, Hamas si ferma? No, io questo non lo so se si ferma, io penso che sia necessaria un'iniziativa internazionale. Bisogna volerla la pace, non sembrano volerla gli israeliani. Quattro guerre, l'occupazione del Libano, l'occupazione della Cisgiordania, eccetera, tutto questo, non ci sarebbe la situazione attuale, non ci sarebbe il terrorismo. Ma che intervenga anche l'Italia. Due popoli, due stati, possiamo dirlo, ma nessuno ci crede. Tanto smettere di massacrare. D'accordo, dare il territorio alla Palestina, e probabilmente questa è la maniera per fermarlo. Ma mi sembra che non abbiano tutta questa intenzione. Noi chiediamo il cessate il fuoco perché questo è l'unico modo per garantire l'accesso umanitario. Penso che questa dovrebbe essere la soluzione. E beh, se no qual è? Noi siamo qui, vedete, con questo cartello per rivendicare che il diritto umanitario internazionale sia rispettato, non sia sospeso, non sia calpestato e che non ci rimette le popolazioni civili. Sotto assedio, contavano centinaia di camion in entrata, non c'è cibo.